Ciao a tutti amiconi, bentornati. Oggi che famo? È una bella domanda perché stavo un attimino esplorando la mod, le mod, e è una cosa infinita, tipo press J, cioè capito, premi J e ti si apre questa cosa. Non lo so, è tutto. Ci sono troppe cose, ci siamo imbattuti in qualcosa di infinito, ma come dicevamo nel precedente episodio, mi pare. Facciamo del nostro meglio, stiamo easy, procediamo step by step. Non sappiamo appunto se continuerà sta serie perché non si sa se è buggata, se arriva in un certo punto che il computer per qualche modo richiede troppe risorse e non ce la si fa. Non lo so. Io adesso partirei a. Ah, ma ce l'abbiamo del cibo. Partirei a. Ritorniamo un attimino lì. Nella casetta del socio. Voglio proprio vedere. Non capisco se i suoni sono buggati perché non si sente il suono dell'acqua. Non so, è un po' strana la situazione. Sicuramente è un po' strana. Questo sta saltando. Era buggato, no? Ci riempiva di messaggi come appena. Attenzione. Ma non me lo spamma? Interessante. Noi compriamo vino Malvasia. Pagnotta 8D. Un A56D. Cosa sarà? Però sicuramente si è fissato che non mi spamma più tutti i suoi messaggi. Monoparatiritio. Boh, non lo so, sopra non mi ricordo cosa c'era. Avevo dormito, come pare. Ah, avevo depositato un po' di roba. O era sua? Eh no, era mia. Fave di cacao. Ehi. Ehi. Ok. Io prima di tutto ciò mi sarebbe venuto ad andare a esplorare un attimino cosa poteva esserci intorno a tutto ciò. Spero che ti sia piaciuto commerciare con me. Con noi buona giornata. Vedi, l'altra volta era buggato, non diceva tutte queste belle cosine. Boh, non si sa. Comunque, andiamo un attimino a guardarci intorno. Qui, in realtà. Per essere comodi a guardarci intorno, sarebbe bello fare rushare il jetpack. Perché qua diventa estremamente fondamentale in una situazione del genere. Sì, dobbiamo un attimino tecnologicizzarsi. Quindi, procuriamo un po' di minerali ancora. E niente, cerchiamo di usare tutte le nostre conoscenze per fare in fretta e furia. In Fausto e Furio, diciamo. Non è possibile, sono rimasto senza. Ma porca miseria, neanche a dirlo. Per fare in fretta e furia, comunque, questa qua ti poisonava. Un jetpack. Vediamo se siamo abili a fare tutto ciò in maniera abbastanza rapida ed efficace. Gli alberi di gomma qua hanno già della resina, quindi potremmo anche. Ti ho appena visto, crafting, eccolo qua. Potremo, lasciamo un attimino, perché l'altra volta nel precedente episodio ci siamo dedicati troppo a la costruzione di un arredamento e cose, però vorrei proprio partire. Cioè, arredamenti, costruzioni, le vorrei più lasciare per l'ASMR su Minecraft, visto che in vanilla non ci sono tantissime cose da poter fare. Qui starei più sul tecnico. Starei più sul tecnico, cioè nulla toglie, le costruzioni, bella, bella vita, belle cose. Però starei un attimino più sul tecnico, dico la verità. E se ci ricordiamo come si fa il trifa. Madonna, sono troppo forte. E allora. Ci raccogliamo un po' di resina che ci serviva da fare cavetti vari, eccetera, con la gomma. Dopo sarebbe bello.
pietra. Questo non è di gomma, questo sì. Ma non c'è gomma, cazzo. Magari non è. Ah no, si foglie dell'albero di gomma. Boh, vabbè. Niente neanche qui. Qui. No, questo l'abbiamo appena guardato. Quercia, quercia. Niente. Vabbè, qualcosina. Sempre meglio che niente. Dalle altre parti non c'era niente? You sure? You sure? Ok. Allora andiamo a raccogliere un po' appunto di minerali. Prendiamo rame. Aspetta, questo che ho paura di quell'acqua brutta. Stagno. Per fare le batterie. Ah, è vero che qua si droppano fighissimi i cubetti. No, sta mod veramente spacca. Io spero che regga, perché qua può veramente uscire una bellissima serie. Questo è il Minecraft che mi piace. Pieno, 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 pieno di cose. Se. E appunto, c'è ancora. Io sorpreso da quando avevo fatto i sondaggi delle votazioni per come fare la stagione 4 di ASMR su Minecraft. Ancora stupito io che. Oh, no, scusami, mucchetta. Vabbè, vieni qui. Che ti facciamo per cena? Oh no. Leafy Garden, dai, fai lo stesso. E appunto ancora io stupito dal fatto che how can it possible, quando avevo proposto di scegliere fra Minecraft Mod e Minecraft Vanilla appunto per la serie, e di gran lunga si è preferito Minecraft Vanilla. È stato parecchia curiosità in me. Probabilmente per il discorso relax. Probabilmente. Capito? Uno non se lo guardava neanche che stai lì a fare mod e cose. Se uno principalmente dopo 5 minuti magari si addormenta, capito? Si rilassa, non ha voglia di mettere troppa concentrazione in qualcosa di complicato. Non lo so, sono idee mie, spiegazioni mie che mi do. Rame grezzo, anche questo è rame. Questa è, cioè, una bellissima pietra. Questa l'hanno fatta proprio bellina. Carbon, 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 non sarà mai abbastanza. Mai abbastanza. Questa limestone. Ma noi qui avevamo trovato. Cazzo, non mi ricordo più. Avevamo trovato, mi pare, in cielo quella struttura con gli slime. Troppe cose, troppe cose. Dobbiamo ancora andare a esplorare quei meteoriti che erano caduti. Madonna. Tutto un casino. Piace, piace, c'è tanta cosa da vedere. E addirittura incontriamo un'acqua marrone a sto giro. Cosa ci riserverà? Morte istantanea? Non si sa, io non mi getto al momento. Vediamo ancora. Ah, che siamo fortunati che abbiamo un po' a. Senza andare in miniera, abbiamo dei minerali così all'aria aperta. Piace. Piace, piace. Ok. Attenzione, qua vedo un'altra situazione creata, sì. Oppure, ora qua. Anzitutto uova. Che a me piace molto. Possedere tanto. C'è, capito? Un'altra situazione tale. Dai, la mia curiosità non mi concede di non provarci. Roccia del cielo, così. Cazzo, non si spacca. Non si spacca. Fratec, non si spacca. Se non si spacca, non si spacca. Dobbiamo procurarci altri picconi più avanti, cos'è? Ground garden. Merda, che bisogna correre a casa. Arrivo. Però attratto anche dei materiali io. Aspetta.
capito, ci iniziamo a fare qualcosa di elettrico, tipo dei forni, cose, appunto il jetpack, la ricarica, uno stock di energia, così da diventare un attimino tecnologici e poi usare questa tecnologia, fatta su in fretta e furia, insomma, quello che riusciamo, usare questa tecnologia poi per avvantaggiarci nelle ricerche, nel fare. Appunto già con un jetpack qui la situazione cambia non poco, direi. Possiamo volare di qui, di lì, fare città volanti, andare al volo appunto su quella struttura, se mi ricordo bene che era qui che abbiamo trovata. Perché comunque questo episodio lo registro a, penso, un mese di distanza, tranquillo, dal primo. E lo dividerò in più parti, essendo appunto che ho tante serie da portare avanti, il tempo è quello che è, più che altro in realtà. Però appunto mi piacerebbe farle tutte, allora per un po' di intrattenimento in più mi sa che dividerò questo episodio, magari è una live appunto di Twitch, io vi invito a seguirmi su Twitch, il link lo trovate in descrizione, però io quando la ricaricherò su YouTube magari la spezzerò in episodi da 20 minuti, da 10 minuti, non lo so, per ricavarne da una live intera, adesso che è il momento per registrarla, ricavarne più episodi appunto da intrattenere più, da essere presente su YouTube, diciamo, ecco, in più giornate. Adesso vediamo qua, inizierebbe a servirci una chest, però non abbiamo spazio per via il volo questo, facciamo così. Ok, intanto da stoccare un po' di cose qui, dopo ci arrangeremo in altri modi. Innanzitutto mi serve della roccia, che voglio fare un forno. Perché non si uniscono? Ok. Aspetta. E qui, poche parole. Cosa vogliamo andare a costruire? Vogliamo costruire una situazione del genere dove alla velocità della luce ci procuriamo un po' di stagno e un po' di rame. Ora il carbone. Ok. Qua si dorme un attimino. Sempre buggato il letto, questo è rimasto. Adesso capiamoci un attimino cosa ci serve, perché pannello solare per forza. Aspetta, è un EUT? No. Allora in inglese. Oh no. Oh no, qui c'è Solar Generator. Cos'è sta cosa? Elmo solare. Piuttosto questo. Questo me lo ricordo. Questo è sempre lui, credo, ma il pannello solare. Fa vedere come si crafta. Eh no, cazzo, è sempre lui. 10 UT. Allora hanno cambiato le unità di misura. Addirittura due tipi di polvere di carbone e carbone polverizzato e coal powder. Tre tipi di polvere di che cazzo stiamo parlando? Oh mio Dio. Va bene, allora io nella fiducia spero che non cambi un cazzo. Piastra di ferro. Cos'è? Cosa? Col martello, una volta si faceva col ferro raffinato. Oddio. Scusa, tanto per spiare un po'. Collector. Ma qua è cambiata la situa. No. Non è quello che penso io. Scusa. Ah, il jetpack ancora si fa così? Oh mio Dio. Accumulatore.
Ma è cambiato tutto e non è cambiato niente, è un casino. È un casino. Cioè, è proprio un casino. Io non so se sono all'altezza di tutto ciò. Poi non sono abituato. Perché è la stessa ricetta, però cambiano alcune cose. Cioè, si craftano in maniera diversa. È cambiata la skin dell'accumulatore che era la Batbox. Però si crafta nella stessa identica maniera. Anche questo. Cavo di stagno. Si faceva col copper. Adesso in stagno, col rame. Oddio, ma mi si rallenta il processo mentale, amici. Scusate per un po' di... Però veramente non me trovo. Allora, per prima cosa ci serve un produttore di energia. Penso che da qui non ce ne scappiamo. Quindi, di nuovo, pannello solare. E vediamo pian piano di costruire questo. Ci servirà a creare un generatore che faremo con una fornace di ferro, piastre di ferro. Una la fai con così tanto ferro. Ma sul serio? Cos'è questo? Trasformatore a media tensione? Ah, gli LV Transformer, quella roba lì. Teletrasportatore a cort... Che figo. Non lo so, non lo so. Cioè, richiede troppo ferro. E se non c'è neanche la... pietra filosofale? Ma come? No, raga. Cioè... Siamo fuori forma. Watermill, non mi ricordo come si chiama. Generatore. Oh, guarda qua, guarda qua. Eolico a vapore, non lo conosco. Elettricità cinetico, boh, cinetico manuale. Acqua cinetico. Di calore elettrico. Oh mio Dio. Idroelettrico, questo. Come si fa? Allo stesso modo sempre. Però abbiamo bisogno sempre di tre piastre e tre piastre anche qua, cioè e una piastra si fa con uno di ferro più altri 5 di ferro. È improponibile. Cioè, è improponibile, non ci sono neanche transmutation table, energy collector, energy Energy condensatore. Condensatore. Ma corrente di flux tuberoso. Condensatore di materia. Backpack crafting. Non lo so, cioè non lo so, io pensavo di... Ma no. C'è un casino, casino. Fammi fare un piccone in... Scusa. Dove cazzo è il mio ferro? Eh no, qua dobbiamo trovare del ferro assolutamente. A meno che adesso non si possano fare anche così perché qua io dubito di tutto, poi testa. Vediamo. 3 danni.
fa di meno. Miseria, Acheron. Dobbiamo andare a vedere. Ci rimane altro. No, si complicano tantissimo le cose. Non avevo notato questo... questa situation. So com'è. Oh no, qui c'è la barca. Non come piace a me. Proviamo ad andare a esplorare di qua. Guarda quante cazzo sono. Però solo rame e cose, non... del ferro non lo sto trovando in superficie. Eccola! Cazzo, ma a sto punto è difficile. Pensavo io col jetpack di andarci easy. Cioè, serve un casino di ferro, capito? Che io una volta me lo sarei procurato tramite... le MC? Non c'è più il discorso MC e cose. Nuovo villaggio localizzato, Soka? Del tipo... non posso più guidare. Che è? Dio, buono, adesso non l'ho visto. Diciamo, 105 metri verso sud-ovest. Ah, che figo che abbiamo anche... sud-ovest. Quindi di là. E si schianta e si distrugge, sto male. Sto male. No, ste barche mi fanno veramente cagare. Comunque dobbiamo proseguire su Do, proviamo. Cioè, fa di tutto pur di capirne qualcosa, avere dei materiali. Eccoli. Wow, andiamo a vedere. Wow. Ecco, l'idea è quella che se loro hanno qualcosa, cerchiamo di fare degli scambi con loro. Magari c'è qualcuno che per un cazzo vende del ferro, non so io. Guarda che bello. Oh mio Dio. Ma cazzo, lì avevamo casa e qua c'era tutta sta cosa. Strada sterrata. Che figo. Ah, ma state piantando anche qua. No, no. No, mi si è chiuso Minecraft. Questi erano i bug di cui avevamo paura per la serie. Questi erano proprio i bug di cui avevamo paura. Non ci riesce. Non gliela fa. No, mi dispiace pare, cioè... adesso proprio che abbiamo trovato. Poi qua lì ci vuole un bel po' a... ci sono troppe robe, poverino. Che non so cosa sia dovuto, sinceramente, perché il computer non va a scatti, non presenta errori, non... è tranquillo, non è che si agita, si sventola o cose. Punto in bianco, così da un momento all'altro si chiude senza dire niente a nessuno. Questa cosa qua proprio non so. Qui ogni volta che si apre ci vuole un po', ci vuole un po'. Cazzo, qua bisogna, che se no è buggato, non posso mettere lo schermo grande. Per selezionare il mondo, poi posso rimetterlo. Tutto un casino di cose, dammi da bere, va. Creation Quest, capitolo Lo Sadu, non iniziato, capitolo L'Alchimista, non iniziato, capitolo The Fallen King, non iniziato, premi M, per più informazioni o accedere all'help di Millenair. Mi ha detto oi. M, aiuto Millenair, mappa di Chan, cultura giapponese, reputazione neutrale, conoscenza lingua minima, cultura indie, reputazione neutrale.
Di che stiamo a parlare? Che è sta roba? Millennial Help. Questo help descrive le funzionalità chiave di Millennial. Per maggiori informazioni fate riferimento alla wiki o chiedete nel forum. Solitario. Il modo più comune di fare scambi con gli abitanti dei villaggi è il commercio. Si possono vendere loro molti materiali e comprarne i prodotti, compresi blocchi e oggetti specifici di Mirenair. Per commerciare con un villaggio vai all'edificio centrale o un altro negozio, aspetta che arrivi un abitante con la scritta vendendo al giocatore sopra la testa. Quindi fai clic destro per aprire la schermata del commercio. Gli abitanti di Millennial possono vendere solo gli oggetti che hanno in magazzino, acquistano solo ciò di cui hanno necessità, che cambia a seconda del villaggio. Gli scambi con i villaggi sono in denier, una moneta medievale francese, ade, e ce ne sono di tre tipi, deniers normali, deniers argent, deniers d'argento, che valgono 65 d'oro. Suggerimento sulla mappa del villaggio visualizzabile con clic destro sul relativo pannello nell'edificio centrale mostrata la presenza dei negozi. Il passaggio mouse sugli edifici. Oh, mamma mia. Reputazione. Ogni villaggio ha un'opinione di te. Neutrale all'inizio, cambierà in base alle tue azioni. Questa reputazione è molto importante. Molti riconoscimenti sono possibili solo con una buona reputazione. Se la tua reputazione è troppo negativa, i cittadini si rifiuteranno di commerciare. Reputazione, commerciare, sia l'acquisto che la vendita migliorano, reputazione proporzionale al prezzo, puoi incrementare la tua reputazione anche svolgendo missioni, per contro, attaccare un abitante a fallire la missione ovviamente a peggiore. Esiste anche una reputazione per cultura, questo dipende dai singoli, anche gli altri villaggi. Azioni che richiedono un certo livello, acquistare le pergamene del villaggio. Con una buona reputazione è possibile acquistare le pergamene del villaggio. Queste contengono tutte le informazioni mostrate ai pannelli del villaggio. Acquistare una casa. Imparare la coltivazione di una pianta. Coltivare specifiche alcune culture di mine. Che il capo del villaggio quando la torre. Figo. Cioè, è una figa. Combattimenti. Non è sempre una mod pacifica. Ma cosa? Di cosa stiamo parlando? Sono vulnerabili solo ad attacchi diretti, spade, frecce e pozioni. Sono immuni a fuoco, cadute e cactus. Questa limitazione è per evitare che siano uccisi da un giocatore senza che loro possano reagire. I cittadini non hanno tutti la stessa forza e possono diventare più pericolosi in base al loro equipaggiamento. Una volta uccisi, temporaneamente morti, saranno rigenerati nelle loro case e perderanno il loro inventario. Dopotutto anche i giocatori possono resuscitare. Attacchi del giocatore. Banditi. Raid tra villaggi. Arruolare una guardia. Cioè, ma che cosa stiamo parlando? Un villaggio scelta nel luogo che si preferisce usando la bacchetta dell'evocazione. Un oggetto acquistabile nei villaggi avendo un'ottima reputazione. Sono attività che svolte dai cittadini. I normanni, gli indiani, i maya, i giapponesi, i bizantini. Fuck. No, qua è notte ormai. Merda, io avrei paura di disturbare. Che qua, dormendo, vedi. Mi faccio una bad reputation. Quella è viva. Cioè, sveglia. The fuck. Andiamo a vedere, guarda che bello. No, è andata a dormire. Mi è scappata a dormire. Vediamo qua. Soka. Non ci paura. Popolazione 9. Che cazzo? Leggiamo bene tutto. Popolazione adulti 8, 4, 4. Bambini 1. Cos'è 1 di 0? Nessuna costruzione in corso. Ostia, posso cliccarci col destro. What? Legno 0 di 2. Resources needed for the project. Send in stock. Riso, semi di grano. Grandezza. Che servono tutte? Riso! Oh. Ma questa possiamo dire che quindi è una stalla. Possiamo dire.
Cioè, io non... Svegliarvi non posso. E vorrei dormire, ma anche qui non posso. Semi, niente. Qui sono chiuso. No, ti dicevo percentuale di crescita del grano. Ma sto malissimo. Ma sto malissimo. Cioè, a me piacerebbe, ma non... Non mi è piaciuto il... Come si è chiuso prima Minecraft. Ui, carne per noi. Che abbiamo proprio fame. Ma... Non disponiamo di una fornace, ma... Disponiamo... Della cobblestone. Qualcosina di legno. Magari posso cucinare anche con questi? Cioè... Come si bugga? Ok. Vediamo se riusciamo ad andare... Ehi, me la droppi? Me la droppi? Me la droppi? Me la droppi? Stronzo. Dammi qua, giusto per rigenerarci la salute. Abbiamo un po' di problemi qua, eh. Minchia, quanta gente. Oddio, pure una strega lì sopra. No, volevo... Volevo usufruire di questa cosa qui. Mi prende in giro. Mi spinge verso l'esterno. Oh! Mi spinge verso l'esterno la zia. Aspetta, sperando che non siano spawnati mostriciattoli anche di lì perché... Non so io la situazione. Non ci vedo più da un occhio. Azza. Takes time to believe it, but after all the seeing, perché si è spenta la torcia? Riaccesa? Rispenta. Accesa? Spenta. Accesa? Spenta. No. Eccoci qua. No. What? Oh no. Ma che cazzo? Guarda qua. Sono cose di slime. Salta da solo, tu salti sopra. Hop, basta. Sto facendo niente. Rimbalza proprio con un principio figo. Erba alta gelatinosa. Da lasciare qui, almeno che non posso prenderla così. Yes! Me la porto a casa. L'erba alta. Chi non vorrebbe avere un prato di erba alta gelatinosa? Questo si può prendere. Blocchetti di slime decomponibili, immagino. Sì. Ok, questi. Slime viola. Cambia. Cambia poco un cazzo. Yuhu. Giusto? Invece cambia, gelatina viola solidificata, gelatina verde solidificata, ma non si può decomporre. Mistico. Questa? Succede qualcosa? What the hell? La clessidra. E una mappa. Solo il passaggio del mouse. Prendiamo anche dell'esemplare di... Di erba. Può essere un'idea. È spawnato uno slime. Simpatico.
Vieni qui, vieni qui. Poverino. Ehi, ciao, Squid. No, 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 non mi puoi fare. Non mi puoi fare questo. Non mi puoi fare questo. Non è possibile. No, non è possibile. Già, non è possibile. Simpaticissimo, eh no, beh, molto simpatico per quello. Però mi costringe ad andare lì e farlo a pezzi. E farlo a pezzi, incredibili pezzi. Pezzi proprio, ma pezzi di merda. Wow. Allora, prendiamoci immediatamente la nostra cazzo di vendetta. Immediatamente, ripeto. Dai, curami al volo che si consuma subito la storia qua. Ok. Mamma mia, come muoiono facilmente, ma. Ok. Vaffanculo, questo non doveva succedere. Ok. Dammi a me. Facciamo battaglia, oggi. Però un cazzo. Picchio te, picchio te. Quanti cazzo di mob ci sono? No, però così non mi piace. Sto facendo free picchiare. Ok. No, quel cazzo di slime, dov'è? Ecco, non c'è più. Devo incazzarmi. Colpa di quello scheletro di me. Ok. Là abbiamo il nostro segnalino di morte che ci indica dove è la strada del ritorno. Guarda che comodo. Strega. Io direi un po' di mucche, visto che siamo a corto cibanza. E là abbiamo un forno. Ok. Adesso che sono svegli, so, ci vediamo. Ottenendo risorse per una costruzione. Se posso, ti darei sicuro. Watashi wa motto takusan. Ah, perché io non conosco la lingua. E come posso donarvi? Come potrei donarvi del. Aspetta, cosa c'è scritto qua? Riko e Itsuo Takahashi. Riposando. Ok. Ma c'è il famigerato negozio? Tu droppami tutta l'armatura, bastardo. Subito. Veramente? Grande, zio. Minchia. Però d'oro è subito rotta. Affamma, cave. Meglio di niente, via. Ma tu sembri molto formale. Devi essere almeno un mercante preferito del villaggio per assumere abitanti. Vita, forza, costo giornaliero. Oh, non so di cosa stiamo parlando. Comunque, proviamo a tornare qui. Tu sai qualcosa che io non so. Capo del villaggio. Il tuo status straniero. Noi non accettiamo stranieri, vaffanculo. Ah, facilmente. Comportati bene. Abitazioni possibili. Abitazioni possibili. Shakuchi non ancora disponibile. Non ancora disponibile, non ancora disponibile, non ancora disponibile. E ok. Tua votazione non è sufficiente per acquistare la pergamena del villaggio. Coltivazioni note a questa cultura. Farti insegnare come piantare il riso. Come
come leader degli giapponesi. Migliora la tua reputazione con noi e compi queste gesta eccezionali per raggiungere questo stato. Se con gli altri villaggi, punti diplomatici disponibili 5. La reazione dei villaggi determinano se quei villaggi collaboreranno oppure no. C'è locale anche antidespot. Villaggi cultura diversa. Punti diplomazia. Caccia delle logge della corona. Ok. Oddio, che ci fanno mo tutti qua? Vendendo il giocatore, eccolo qua. Eccolo qua. Noi compriamo. E vendono il ferro. Caspiterina. E vi posso dare la mia cobblestone? Abbiamo 40 denier. Ah, esaurito. Ma porca trota. Abitanti. Posso comprare? Posso comprare? Sto male. Strada ghiaione lastricato. È interessante. No, le mie uova non te le darò mai. Mai. Quindi c'è il cuore. Pagliericcio, che figo. Muro di carta. Il grano. Dobbiamo produrre tanto grano. Cioè, spero che ti sia piaciuto come... Ah, adesso mi parli in italiano. Non è che mi è aumentata la reputazione. No, vorrei aiutare Pietrame. Military. Ah, non l'avevo visto. Pure la potenza militare, ragazzi. Mappa delle costruzioni. E io come posso contribuire? Io vorrei contribuire. Accidenti. Però se posso, ecco, esatto, questa cassa qui. Se io rubo, non posso rubare. Fan Google. Vaffan Google. Non posso rubare. E vabbè. Vabbè. Se vi entro in casa voi, che succede? Queste posso prenderle? Ah no, è intoccabile. Oh no, aspetta che sennò se gli calpesto qua mi dicono su. Ok, qua ho lasciato i miei stick, no? Ok, allora direi di proseguire tranquillamente. Andiamo a casa ad avviare una coltivazione di grano. Certo che avere una casa in questo caso non è che sia tanto, cioè sta gran cosa, anzi forse un intralcio avere casa. Avessi il jetpack tutto più bello sarebbe. Anzi, mi sa che me ne servirebbero due, perché qua c'è da andare in lungo e in largo. Cazzo, ma siamo distantissimi da casa. Cazzo. Non pensavo così molto. Cioè, cosa sto vedendo lì? Cioè, pazzesco. Allora, scherzi a parte, a me questa serie mi può piacere assai. Cioè, mi sta piacendo assai. No, anche queste cose, no, belli. Il fatto è, appunto, me la puoi reggere computer per piacere, ti prego. Devo continuare ad andare in là per trovare il village. Qui, attenzione, carino. Cosa abbiamo qui giù? Boh. Ok,
Qui sembra carino, dico la verità, sembra carino. Proviamo a fare qualcosa di questo tipo. Un'uscita sul retro, come dire. Cioè, Dio, uscita sul retro. Perché definirla uscita quando potrebbe essere un'entrata? No, dico io, non so. Più che altro. Più che altro non so. Quindi, cioè, aspetta. Cazzo, qua ho tanta fame. Non mi si muove più il personaggino. Ho lanciato un uovo. Sono una merda. Oddio, ma ti danno metà. Allora, non ce la faremo mai. Allora, ricordiamoci qua sul retro, eh? Attenzione, molto bellino, molto bellino. Potevo salvarmi l'altezza a cui ero destinato. Vediamo. Cercavo l'entrata. E più o meno ci siamo, voglio dire. Vabbè, ma eh sì, mamma mia, c'è un cecchino. C'è a livello praticamente, sono proprio un grandissimo. Addirittura fare il ponte che prosegue in là. Merda, così geniale. Ah, che si può fare? Che quali risorse ho avanzato dalla precedente volta? Gli slab? La staccionata no, basta farla. Tanto due pezzettini. No, perché altro che super carini. No, 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 lo facciamo subito, frega un cazzo. Molto bello. Facciamo la larga 3 comunque, dai. Onde evitare. Ci dobbiamo innanzitutto cuocere un po' di carne. Eccola qui. Mettiamo al sicuro un po' di ostia. Ma caspita, noi abbiamo anche questo fondamentale. Fondamentale. Questi qua sono le cosine, ce le teniamo qua in parte. Ah, mia, abbiamo i nostri primi soldi. I nostri primi soldi. Oddio, da questo può venire fuori sempre. No, 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 fighissimo. No, dai, che figo. What the fuck? What the fuck? Così si entra da questa. Intanto direi di fare delle torce, piazzare le slab e mangiare. Ma cazzo che... Ah, quelli tra l'altro ce l'avevo già. Adesso dobbiamo fare... Cazzo pitterina. Con del legno. Vediamo se si fanno così, non mi ricordo. Mi ricordo già più, eh. Si fa la porta. Vabbè. Qua è comodissimo che c'è questo staccio. Oddio, che stretta. Ah, tutto stick. Mi dica lei, mi dica lei. Proviamo un attimino così. Vedere se per caso ne abbiamo abbastanza. È buono.
Vediamo. Bellissimo. Tac, giusto i due di qua, ora. Che benissimo. Benissimo. Tac, tac, tac. Eccezionale. Così, così. Abbiamo le nostre dorciate. Ce ne mettiamo due comunque qui. Anzi, visto che qua già è luminoso, potremo piazzarle invece qui. Quante ne servono? 1, 2, 3, 4, 5, ovviamente dispari. Ovviamente, neanche a chiedere. Quindi 2, 4, 6. Pam. E ce le metti qua. Poi non è un bel tunnel. Dobbiamo inventarci qualcosa comunque. Sì. Ecco così, questa è la situation. Vorrei togliere questo, anche se è un po' mistico, sembra, no? Qualcosa di spettacolare. Però vorrei togliere questo segnalino e sinceramente non so come cazzo si faccia. Proviamo a premere un po' di tasti a caso. Questa era la U accentata. La O, la E. Non vorrei che... C'è... Una spiega... Cosa cazzo è quella roba? Uno scheletro. Ah, delle risorse. Crafting table dappertutto. Perché scappi? Cioè perché cazzo scappa? Droppato uno slime? Ma di che c***o? Fa un po' di paura stamattina. So io se. Io spero che quella cosa che abbiamo in mano non sia una torcia infuocata. Bellissimo, tra l'altro, questa cosa. Bellissimo. Mamma mia. Adesso con calma dobbiamo risalire il monte. Via, non risaliremo un cazzo. Abbiamo un'altra tecnica, abbiamo un'altra strategia. Guarda come mi si è ingrandita la minimappa. E ma non so neanche come si torna indietro. Ah, probabilmente col meno. Soltanto che il meno è il tasto che io ho segnato per far iniziare o terminare una live. Quindi non posso premerlo perché sennò si interrompe questa live qua. E... No, ma da dove cazzo è arrivato il creeper prima? Guarda che merda. Pazzesco. Veramente.
quelli sono in grado di suicidarsi tranquillamente pur di venirti dentro in casa. Vabbè, sistemiamo questo e terminiamo l'episodio. Allora, no, siamo sempre lì. Andiamo così. Ma ho abbassato di pochissimo il volume, però non. Cioè, io almeno in cuffia non sento un cazzo. Non so, dopo mi riascolto la live, vediamo. E mamma mia, staccionate che mi ha distrutto, cioè, sul serio. Porca trota. Vabbè. Da rifare. Da rifare. Staccionate, quindi. Dicevamo con gli stick che non abbiamo più nell'inventario, abbiamo usato tutti. Ah sì, prima. E bam, e bam, e bam, e bam. E bam. 13 saranno. Sufficienza. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Erano 13. Pazzesco. Pazzesco. E ok. Direi del torciame. Oh, proprio stronzo sta quest'oggi. Torciame così. Qui. E ok. Questo episodio è ancora molto, molto di comprensione. Da capire. Pian piano forse ci arriviamo e speriamo di poter appunto continuare in tranquillità la serie. Io amici, vi saluto, vi ringrazio per la visione. Fra un po' speriamo di entrare più nel vivo della. Cioè di capirci qualcosa per entrare più nel vivo della serie. E niente, ci vediamo al più presto con un nuovo video, una nuova live.